Come vede, siamo già molto avanti con i lavori e presto questo palazzo sarà ultimato. Davvero notevole. Devo ammettere che la sua impresa mi ha stupito. Avete svolto il lavoro velocemente e alla metà dei costi previsti. E come dice il nostro slogan, il miglior servizio al minor prezzo diventa miglior guadagno per lei. Vedo. Mi piacerebbe dare un'occhiata ai libri contabili per capire dove avete risparmiato sul budget. I materiali sono di qualità? Certo, come richiesto, signore. E per quanto riguarda la manodopera? Sì, gli operai sono tutti forti e giovani, signore. Eccellente. Mi auguro li abbiate tutelati con un'assicurazione. Signore, signore, è successo un incidente. Come sarebbe dire un incidente? Matteo, è caduto dal trabattello. In quanti erano lassù? In tre, signore. Ma come in tre? Vi ho sempre detto di salire uno alla volta. Com'è possibile che sia successa una cosa del genere? La struttura non è stata messa in sicurezza? Ma certo che sì, dovrebbe essersi trattato di un malaugurato incidente. Il ragazzo è stato soccorso? Sì, abbiamo chiamato un'ambulanza. Spero per lei, signor Mancini, che tutto sia stato fatto davvero a norma, come previsto dalla legge. Perché se così non fosse, questa sarebbe una pessima pubblicità per me e potrei perdere un cliente molto importante. Certo, andiamo a vedere. Ma sono visto contento. Sì, però sei ancora qua, dai. Mi raccomando, ragazzo, qualsiasi cosa ti occorra, questo è il mio biglietto da visita. La ringrazio. È stato fin troppo gentile, signore. Ci mancherebbe, è dovere. E porti i miei saluti a sua moglie. Non mancherò. Capo, noi invece ci vediamo lunedì in cantiere? Il cantiere riaprirà mercoledì, non appena avremo apportato alcuni accorgimenti tecnici. Lei è un incosciente. Si rende conto di cosa sarebbe potuto succedere? Quel giovane sarebbe potuto morire. Nessuno sarebbe morto, signore. Quel ragazzo era agganciato alle funi di sicurezza. Ha fatto solo un bel salto ed è atterrato male, tutto qui. Era distratto. Era distratto? Ma la fune si è rotta. Cosa dovremmo raccontare agli avvocati? Mi ascolti molto bene, Mancini. Rimetta immediatamente le cose in ordine in cantiere, prima che io mi arrabbi sul serio. E concluda i lavori secondo i termini stabiliti, e nel migliore dei modi. Per questa volta intendo darle fiducia. E chiuderò un occhio su tutta questa situazione. Ma non transigerò oltre. Sì, ho capito. Signore, grazie per la fiducia che mi dà. Non capiterà più nulla del genere il suo cantiere. Bene. Ascolti, Mancini, io so cosa significa essere giovani e ambiziosi, perché ero proprio come lei. Però non si scherza sulla sicurezza sul lavoro e sulle persone. È questione di vita o di morte. Perciò faccia quello che le dico e vedrà che andremo d'accordo. E faremo ancora tante altre cose insieme. Ci siamo capiti? Capito, signore. Mi ha fatto chiamare, signore? Sì, Marco, volevo sapere, come mai i lavori sul tetto dell'edificio non sono stati completati? Stavamo aspettando che fosse messo in sicurezza il trabattello. Ok, in questo caso allora potete procedere immediatamente. Non capisco. Non ci sarà nessuna messa in sicurezza, abbiamo sforato il budget. Ma avevate detto che... Ascolta, Marco, tu e la squadra siete da sempre con me. Avete sempre lavorato nelle mie condizioni. Non vedo quale sia il problema. Il problema è che dopo ciò che è successo a Matteo, i ragazzi non vogliono più salire senza protezioni sicure su un trabattello non a norma. E va bene. Come si dice, chi fa da sé fa per tre. Ma cosa fa? È matto. La prego, capo, scenda da lì. Sciocchezze. Vi dimostrerò che qua sono più sicuro. Basta salire una alla volta. Ecco, vi mostro come... Ah! Attento! E che il ponteggio cade! Buongiorno, signor Mancini. Lei è stato davvero molto fortunato. Quella caduta poteva esserle fatale. L'operazione è stata molto delicata. Però non si preoccupi, perché presto tornerà a camminare. La ringrazio. Senta, se ci fornisce i dati dell'assicurazione, provvederemo noi a mandare tutto alla compagnia assicurativa. No, no. Io copro da me. Ah, va bene. Ci sono delle persone che vorrebbero salutarla. Li faccio entrare. Salve, capo. Come si sente? Voi? Che ci fate qui? Eravamo preoccupati per lei. Lo sono anche i ragazzi della squadra. Preoccupati. Dovrebbero essere furiosi con me. Forse anche felici per quello che mi è successo. Me lo sono meritato.
Non ho avuto scrupoli. Ho pensato esclusivamente agli affari, al mio tornaconto personale, fregandomene di tutto il resto, della sicurezza, della stessa vita delle persone. Io devo chiedere scusa a voi e a tutti gli altri operai per la persona che sono diventato in questi anni di lavoro. Ma vi assicuro che tutto questo mi ha dato una bella lezione. Già, mi ha fatto capire che non si può dare un prezzo alla vita. Spero possiate perdonarmi. Ma certo. Anzi, pensi a guarire presto che abbiamo bisogno di lei in cantiere. Siamo felici di dirvi che potete scoprire i nostri videocorsi online realizzati con il supporto di psicologi ed esperti in neuroscienze sul sito emotionalcoaching.com. E ovviamente se avete una storia da raccontare, condividetela con noi per ispirarci per i prossimi video.